Buona domenica. Oggi è il 21 gennaio ed è la terza domenica del tempo ordinario. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini. E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. Il Vangelo di questa domenica si apre annunciando la fine di un tempo e l'inizio di un tempo nuovo. La storia non è tutta uguale. Con la venuta di Gesù sulla terra, Dio ha iniziato a compiere qualcosa destinato a cambiare radicalmente la storia umana. Ha inizio la salvezza. È questo compimento che Gesù annuncia a cominciare dalla Galilea, la sua terra, ma anche e soprattutto la terra degli ultimi, dei rifiutati, secondo la mentalità del tempo. L'annuncio di cui si fa portatore è carico di speranza. Indica innanzitutto il termine di un'era, del tempo dell'attesa, che aveva contraddistinto la vita di Israele per tutto l'Antico Testamento. È la fine del tempo del vecchio patto con Dio, l'alleanza del Sinai, e l'inizio di una nuova alleanza che ha nella venuta del regno di Dio il suo compimento. C'è dunque una svolta qualitativa nel tempo. Da ora in poi, la promessa non guarda più verso un futuro lontano, ma verso una concretezza che appare prossima. Con Gesù e lo Spirito sono ormai presenti gli attori fondamentali della venuta del Regno di Dio. Ciò che manca alla piena attuazione di questo regno è soltanto la disposizione umana ad accoglierlo. Per questo Gesù chiede la conversione. La richiesta di conversione che il Battista presentava alle folle era volta ad una domanda di perdono. Bisognava passare dalla mentalità di chi si sente giusto a quella di chi si sente bisognoso di perdono. Gesù porta avanti la richiesta di conversione, domandando il passaggio da una mentalità da sfiduciati, da senza speranza, ad una mentalità di chi crede che il regno di Dio è a portata di mano. Dopo la conversione all'umiltà e al pentimento che chiedeva il Battista, Gesù domanda una conversione alla speranza, sperare che Dio salva chi si affida a Lui, sperare che la salvezza è vicina. Con queste parole, ciò che Gesù viene a proporre agli uomini nel suo nucleo più fondamentale è chiaro. Tutto ciò che segue, il racconto evangelico seguente e gli insegnamenti di Gesù sono solo chiarificazioni. Per questo, dopo questo annuncio fondamentale, Gesù già può scegliere i primi collaboratori e mandarli a portare questa buona notizia. L'incontro
con i primi discepoli è l'inizio di questa grande missione. E tutto si svolge con grande naturalezza. Lungo il mare è normale incontrare dei pescatori, è quasi banale quello che fanno, stanno gettando le reti. Nulla ci dice se la pesca era più o meno fortunata nel racconto di Marco. Nulla colora il quadretto. Gesù vede due giovani che si comportano come pescatori semplicemente perché sono pescatori. La sua proposta, il suo annuncio, parte da questa loro realtà e gli propone di continuare altrove questo loro essere, in una maniera però nuova. I pescatori di pesci diventeranno pescatori di uomini. L'incontro con Gesù è continuità, sempre pescatori, e novità dai pesci agli uomini. Perché il Signore ci prende così come siamo, con ciò che siamo, non snatura la verità profonda del nostro essere e neppure i desideri più veri e intensi del nostro cuore, ma li indirizza verso una via nuova, un confine più grande, una prospettiva straordinaria. Non pescatori di pesci, ma pescatori di uomini. Non persone con la semplice prospettiva di portare qualcosa a pranzo alla propria famiglia, ma uomini chiamati a collaborare alla salvezza del mondo. Questo accade a chi accetta l'invito di Gesù a seguirlo.